Le quattro stagioni di Vivaldi, interpretate da uno dei più giovani e talentuosi violinisti italiani, hanno conquistato l'anfiteatro romano, palcoscenico d'eccezione per Giovanni Andrea Zanon. Per me è davvero una gioia tornare in questa città, è una città meravigliosa, con un patrimonio culturale enorme, per cui tornare a fare musica in un luogo così importante per la storia della musica è davvero un piacere. Il concerto fuori programma di Anfiteatro Sotto le Stelle, il cartellone estivo che propone cultura in uno dei luoghi più belli e magici della città, idealmente fa parte dell'edizione zero dell'Arezzo Youth Festival, finalizzato ad avvicinare i giovani alla musica classica. L'evento era in programma per la primavera di quest'anno, ma a causa dell'emergenza Covid è stato posticipato all'autunno. Secondo me ci sono molte possibilità di riuscire a coinvolgere i giovani con la musica classica. Bisogna solamente riuscire a trovare il modo giusto per proporgliela. E non deve essere proposta come una cosa difficile, lontana da loro, ma invece deve essergli spiegata, deve essere incentivati ad ascoltarla. E credo che con questo progetto stiamo riuscendo a creare una bellissima base di partenza.